Buongiorno amiche e amici di Yamamoto Nutrition. Parliamo di proteine. Penso che la maggior parte di chi mi sta ascoltando in questo momento ha usato o sta usando delle proteine in polvere. Che differenza c'è fra queste proteine? Quando utilizzarle e che tipo utilizzare? Bisogna dire, cominciare col dire che l'importante è sicuramente la quantità di proteine che andiamo a utilizzare durante un giorno. Dunque l'apporto proteico complessivo di una giornata è sicuramente il fattore più importante per mantenere un bilancio azotato positivo. Dunque il nostro organismo assimila o trattiene più proteine di quelle che va a espellere. Se il nostro metabolismo, il nostro organismo si trova in questa circostanza, è probabile o è possibile che potrà costruire massa muscolare, chiaramente se lo stimolo allenante è positivo. Detto questo, dobbiamo considerare che le proteine in polvere hanno dei vantaggi sopra mangiare delle proteine solide come pesce, carne, pollo, uova. Perché? Perché hanno la capacità di essere assimilate più rapidamente o in alcuni casi anche più lentamente. E questo viene a vantaggio dell'atleta. Ci sono dei momenti durante la giornata dove l'apporto proteico, soprattutto la velocità con la quale vengono assimilate le proteine, è più importante di altri. Come vi ho detto prima, l'importante è la quantità complessiva che andiamo a ingerire durante il giorno, ma per un atleta, soprattutto quando fa attenzione ai dettagli, quando stiamo cercando di massimizzare la crescita muscolare, dunque la sintesi di nuovo muscolo, il timing diventa essenziale. E qua abbiamo la possibilità di utilizzare delle proteine specificamente più rapide o più lente. Il primo momento o il momento più importante per un atleta è probabilmente, anzi direi quasi sicuramente, nella fase post-allenamento, dove il fabbisogno proteico, in specifico di aminoacidi essenziali, ma sapete tutti che, o spero che sappiate tutti che, una proteina contiene lo spettro completo di tutti gli aminoacidi che il nostro organismo ha bisogno per creare sintesi. Allora, dicevo, durante il post-allenamento, dunque nella fase dei 30-40 minuti dopo allenamento, è importante che delle proteine raggiungano il sangue, e poi il muscolo, più rapidamente possibile. Dunque qua abbiamo l'opzione di utilizzare degli isolati o anche degli idrolizzati del siero o anche del salmone. Noi alla Yamamoto Nutrition abbiamo diversi tipi di fonti proteiche che vanno dal siero del latte fino alla proteina vegetale fino alla regina di tutte, l'Alphatec, che è un idrolizzato della proteina del salmone persino. Dunque, nel post-allenamento, utilizzare dai 30 ai 50 grammi, dipendenza dalla vostra massa muscolare e chiaramente dell'intensità dell'allenamento, una proteina a rapido assimilazione. Dunque, parliamo di proteine che sono state estratte per isolazione o per idrolizzazione. Per esempio, nella fase dopo il risveglio, dunque alla mattina, anche lì siamo stati a digiuno praticamente tutta la notte, il nostro organismo, è importante che rapidamente ci siano degli aminoacidi, dunque delle proteine che raggiungano il nostro sangue, poi il nostro muscolo. Anche lì è importante avere una fonte proteica che possa essere assimilata rapidamente. A differenza del post-allenamento, in questa fase non abbiamo un muscolo affaticato, non abbiamo creato delle rotture, non abbiamo creato infiammazione, per cui la risposta che dobbiamo dare, dunque l'apporto proteico, non è altrettanto o non deve essere altrettanto immediato. Però utilizzando una miscela di proteine, per esempio alla mattina, una miscela che contiene delle proteine a rapido assorbimento come delle isolate, insieme a delle proteine che sono un po' più a rilascio prolungato come delle caseine, può essere un vantaggio. Durante la giornata abbiamo bisogno di utilizzare delle proteine in polvere. Possono essere di vantaggio quando, per esempio, non abbiamo il tempo di mangiare un pasto, e questo non deve essere una scusa, ma quando siamo di corsa, per esempio, è meglio fare un frullato proteico e magari in questa situazione non utilizzare una fonte proteica a rapida assimilazione, ma utilizzare una miscela di più tipi di proteine, per esempio isolato, una proteina concentrata e una caseina. Dunque, il vantaggio maggiore che abbiamo dall'utilizzo delle proteine possiamo dire che è nella rapidità di assimilazione e chiaramente nel profilo aminoacidico. Quando utilizziamo una proteina del siero del latte, isolata o idrolizzata, abbiamo un altissimo contenuto di aminoacidi essenziali, soprattutto di leucina, che è il precursore, che sono poi gli aminoacidi essenziali precursori della sintesi, per cui non solo abbiamo un'assimilazione molto rapida, ma abbiamo anche un vantaggio nel creare una quantità di quegli aminoacidi estremamente importanti in questa fase utilizzando una proteina
a rapido assorbimento. Ricordiamoci, ragazzi e ragazze, non tutte le proteine sono create uguali. I processi con cui vengono estratti, prodotti, sono molto importanti. Per cui scegliete delle proteine di qualità, che hanno un certificato di qualità, e non cercate di risparmiare utilizzando delle proteine a basso costo e non credete a tutto quello che sta scritto sull'etichetta. Per cui, quando scegliete una proteina, utilizziamone magari un po' di meno, ma assicuriamoci che sia di alta qualità. E voi sapete dove trovarle. Un saluto a tutti.